Ciao, oggi voglio raccontarti finalmente cosa c'è dietro il progetto dei vasi di Van Gogh e quindi svelarti qualche mistero. Anzitutto, il progetto Vasi e Fiori di Van Gogh fa parte di un progetto un po' più ampio che si chiama Dipingere con la lana. E dipingere con la lana significa praticamente utilizzare la lana cardata per creare dei veri e propri dipinti. Sì, perché dipingere con la lana prevede numerosissime tecniche. Sono qui per spiegartele. Lo farò attraverso questi mini progetti tematici. Iniziamo con Van Gogh, un artista davvero sensazionale e che sarà perfetto per farti scoprire una delle tecniche che ti servirà sia per lavorare a secco sia per lavorare ad umido. Ho scelto di iniziare con Van Gogh perché Van Gogh è stato un artista davvero strepitoso. La sua in realtà è stata una vita molto intensa, amava tantissimo lo stare in mezzo alla natura ed era alla ricerca disperata e continua di amore. La sua è stata una pittura molto intima. Lui amava i fiori, esattamente come me, perché lui ha dipinto centinaia di quadri, oltre 900, e fra questi ce n'erano tantissimi dedicati ai fiori. Basta pensare per esempio che solo ai girasoli ha dedicato 11 serie. Quindi ho scelto Van Gogh perché i fiori hanno un linguaggio importante, permettono di fare uno studio molto interessante sui colori e perché rappresentano noi stessi. Il progetto prevede la realizzazione di 30 dipinti per 30 ispirazioni, dove approfitto per raccontarti anche della vita di questo straordinario artista. Segui il mio progetto Dipingere con la lana sui miei canali social. Sul mio IGTV troverai una serie che ho proprio dedicato a questo progetto e invece sulla mia pagina Facebook di Nearte in parte web potrai vedere anche i video con la storia che mano a mano ti racconterò. Ti aspetto!